sei preziosa. Benvenuti a tutti a questo incontro. Io mi chiamo Paola Peverelli, sono una scrittrice e insieme a me c'è Valentina Broggi, psicologa e psicoterapeuta presso l'associazione Telefono Donna, e Daniela Matarazzo, presidente del Centro Aiuto alla Vita di Como. Perché tu sei preziosa è il titolo del nostro incontro, ma è il titolo anche del mio ultimo libro. E questo titolo nasce dal desiderio di portare a parola la preziosità di ogni creatura e in particolare di ogni donna. Perché tu sei preziosa è un diario verità, è il racconto che io trascrivo dopo aver accolto la testimonianza di una giovane donna che attraversa una serie di situazioni umilianti, tristi, quasi alienanti, fino a poi, nel tratto finale del libro, ritrovare il senso più profondo della sua vita, perché qualcuno, e quel qualcuno ha una Q maiuscola, è il Signore, le consente di ritrovare uno sguardo verso se stessa connotato proprio dal suo essere preziosa. E leggo un piccolo estratto del libro dove dico: il mio segno, l'effetto del taglio, è stato questo e lo rivelo a pieno cuore. Nonostante tutto e proprio per questo, Dio dice ad ogni donna: tu sei prezioso ai miei occhi, tratto proprio dalla scrittura di Isaia 43. Ecco allora che raccolgo la testimonianza di questa donna e la trascrivo, dico nel libro, senza cosmesi, cioè senza aggiunte, ma cercando proprio di essere fedele al racconto della protagonista. E mio compito è quello proprio di trasmettere i significati di questo racconto, che sono proprio nel coraggio e nella responsabilità che ciascuno deve avere nella propria vita. Quindi artigiani di una vita preziosa e protagonisti di una vita preziosa. Ed è proprio a partire da questo che chiedo a Valentina: allora, che cosa significa essere protagonisti della propria vita? E come questo ci possa consentire di trasformare il copione della nostra esistenza. Grazie Valentina. Grazie a te Paola. Questo piccolo contributo che provo a dare rispetto alla domanda che poni nasce dalla mia esperienza di 15 anni ormai presso il Centro Antiviolenza di Como per l'associazione Telefono Donna, quindi un luogo in cui le donne sono protagoniste, nel senso vengono accolte le donne che stanno vivendo o hanno vissuto situazioni di maltrattamento e di violenza e diciamo dal momento che la protagonista del tuo libro, Paola, vive una situazione di questo tipo, non anticipo altro, ma insomma dobbiamo un pochino forse accennare a questo fatto, provo a dire qualche parola rispetto proprio a cosa significa ritrovare il proprio protagonismo. Perché quello che succede spesso, di frequente, alle persone appunto che si rivolgono al centro è quello di vivere una condizione di smarrimento rispetto al proprio protagonismo, perché non lo ritrovano più, perché forse non si sono mai sentite degne di un protagonismo nella propria vita, quindi della costruzione autentica di un progetto appunto di vita personale, e questo molto spesso nasce da un mancato riconoscimento, che è una delle parole chiave del tuo libro. C'è una frase bellissima al termine della tua narrazione in cui proprio la protagonista, che ha ripreso il senso del protagonismo personale, ti consegna, come dire, il frutto del suo percorso di elaborazione e appunto ti sottolinea quanto sia fondamentale sentirsi riconosciuti, riconosciute nella vita per poter cogliere proprio la propria preziosità e sentire di esistere. E questo è un po' quello che anche all'interno del centro cerchiamo di fare nella relazione con le donne che si rivolgono a noi, perché proprio il maltrattamento ha questo effetto, è un'azione, diciamo, di abuso di potere reiterata, intenzionale, a danneggiamento, in questo caso di una donna,
e ha come effetto spesso una confusione e una difficoltà a riconoscersi, cioè a ritrovare la conoscenza di se stesse. E spesso questa cosa si concretizza nel perdere il proprio punto di vista. La persona è come se a seguito proprio di una fase in genere prolungata di squalifica da parte della persona maltrattante non riuscisse più a capire che cosa pensa veramente, che cosa vuole veramente e prende in prestito il punto di vista in genere della persona che la maltratta. Quindi molto spesso anche nei colloqui parla non in prima persona, ma riporta quello che lui vuole, quello che lui pensa, lui vuole da me, lui dice che io sono, e quindi perde proprio la donna, perde di vista quello che pensa di se stessa. E spesso anche porta una confusione, come dire, non so che cosa, non so come mai sono finita dentro una situazione di questo tipo. Quindi in questo senso perde il senso del protagonismo e perde il senso del valore personale. Allora proprio la relazione, come dire, di accompagnamento, di affiancamento del percorso ha come, diciamo, una delle finalità principali quella di porgere uno sguardo che permetta alla donna di ritrovare appunto il senso del protagonismo, recuperando il proprio punto di vista, dando dignità al proprio punto di vista e anche facendo in modo che quella forza che la donna comunque esprime spesso nel anche resistere dentro ad una relazione violenta, spesso perché comunque una relazione che nasce come relazione d'amore, coinvolgente, spesso perché ci sono dei figli e quindi c'è l'intento di mantenere unita, integra la famiglia. Ecco, questa forza che la donna mette in campo, ma che si rivolge contro se stessa, perché di fatto la porta a rimanere, a perdurare in una relazione violenta, ecco, questa forza possa essere trasformata in una forza per se stessa, quindi di riscoperta delle proprie risorse, di messa in campo delle proprie risorse, di capacità di ritrovare il proprio gusto della vita. Nel tuo libro questa cosa secondo me emerge in maniera molto bella, molto chiara, proprio anche laddove Tamara recupera dei propri interessi, degli interessi di studio, di approfondimento che sicuramente la nutrono e le permettono di tornare a riprendere in mano il proprio punto di vista e la propria direzione. In questo senso quindi è possibile trasformare il copione della violenza e trasformare anche l'idea che la donna ha di sé. Quando la donna arriva si descrive come una vittima ed effettivamente è vittima di un maltrattamento, però non è solo vittima, è anche una persona competente, una persona che per esempio magari funziona benissimo dal punto di vista dell'esperienza lavorativa, quindi ha delle capacità che però non vede e quindi sta a noi aiutarla a ritrovarle, rivederle e rimetterle in campo in modo tale da poter anche riprendere il senso della responsabilità nella propria vita e quindi anziché stare in una dimensione sempre di senso di colpa e di inadeguatezza possa capire che appunto ha la possibilità di ricostruire il suo percorso. Grazie Valentina. Stavo riflettendo mentre ti ascoltavo con grande interesse come ricorrevano nel tuo discorso il cioè riscoprire, sì, riconoscere, rivedersi. Quindi questo è un messaggio davvero molto molto bello e hai richiamato prima un piccolo brano del mio libro che vorrei quindi proporre, sì. Sono proprio i tratti finali del libro. Lei mi legge dentro e mi precede. Leggerò le pagine che hai scritto per dirti ancora grazie. Si esiste solo se si è riconosciuti. Ricordalo sempre, Paola. Non permettere a nessuno di non riconoscerti, di non darti valore, di non darti voce e vita. La vita di ognuno di noi è sacra, inviolabile. E quindi grazie ancora Valentina. Ecco, abbiamo parlato quindi di riconoscimento, di possibilità di trasformare la propria vita, il copione della propria vita.
ma sicuramente bisogna fare anche i conti con quello che è la realtà, con quello che è lo sguardo che ancora oggi c'è verso le donne, e quindi provare a comprendere come tutto quanto ci ha raccontato Valentina possa poi conciliarsi ed essere poi concretizzato nella vita, e quindi Daniela sicuramente ci può aiutare, grazie alla sua esperienza presso il Centro Aiuto alla Vita, a inquadrare meglio anche questo argomento. Partirei, Daniela, da un estratto del mio libro e poi lascerei a te la possibilità di commentarlo. Inizio a vedermi proprio come le sue parole, martellanti e penetranti, marchiate dal disprezzo e sancite da un vago moralismo. Una donna che denuncia suo marito non è una brava donna, mi vogliono far sentire. Chi sono io? Ha valore la mia parola, il mio cuore, la mia vita? Alla fine ho pensato di essere sbagliata, così ho ritirato la denuncia. Innanzitutto grazie Paola di avermi invitato a questa presentazione. Allora, innanzitutto ecco, vorrei premettere che io sono presidente del Centro Aiuto alla Vita, ma che cos'è il Centro Aiuto alla Vita? Perché non lo prendo per scontato che sia conosciuto da tutti, anche se siamo sul territorio sia nazionale che comasco da oltre 44 anni. È un'associazione che si occupa di evitare che la donna si trovi nella situazione di dover interrompere la gravidanza, oppure che la porta avanti, ma sempre in una situazione di fragilità, di difficoltà. Quindi per noi la vita è preziosa, questo termine che Paola usa nel titolo, ma poi si ritrova anche durante la lettura. Per noi, come spero per tanti altri, senza assolutamente in primis loro due, parte dal momento del concepimento, cioè dal primo istante di vita. Quindi la vita è assolutamente preziosa di tutti, e dal primo istante fino all'ultimo. Noi quindi ci occupiamo di queste donne che si trovano in questa situazione, ma abbiamo anche tre comunità, mamma, bambino, dove appunto vengono ospitate su invio dei servizi sociali donne che si trovano da sole, senza un compagno, con i figli, che si trovano in una grave situazione di fragilità. Infatti i bambini, la maggior parte, sono sotto tutela minori, purtroppo la maggior parte sono maltrattate. Infatti noi collaboriamo tra l'altro con Telefono Donna nel progetto contro il maltrattamento messo in campo sul territorio, e quindi per noi il maltrattamento purtroppo fa parte della quotidianità, ecco, a vari stadi, a vari livelli. Però infatti io a Paola le ho detto, ho fatto tanta fatica a leggere il tuo libro, non perché non fosse bello, perché per me era sentire una delle tante storie, come può capitare a Valentina, no? Mi mancano proprio le parole in questi giorni, ma proprio anche vivere la quotidianità di queste donne, quindi vedere lo stato di distruzione interna in cui sono. Io ecco, mi piace, siccome mi piace sempre partire da ma perché si arriva a questo punto, allora due parole tanto per far capire che il problema del non valutare in modo corretto la donna è un problema che nasce già, non arrivo all'età preistorica, però è ancora, fa parte del Rinascimento, cioè ancora nel 1865 e arrivando al 1945, quando la donna ottiene il diritto di voto, la donna era sempre stata considerata un essere umano di serie B, di forse anche meno. In questo lasso di tempo la donna ha sempre lottato per far comprendere che aveva delle capacità, delle possibilità, delle potenzialità. Ci sono nomi illustri di donne che hanno portato avanti appunto queste lotte, però è sempre stato molto difficile.
Quindi possiamo affermare appunto che oggi la donna si trova in uno stato senz'altro di superiore rispetto a una volta, anche se ci sono tanti gap che comunque la riportano in questa condizione di fragilità e di inferiorità. Io ho intitolato la mia relazione Essere donna oggi, come è cambiato, tra parentesi, se lo è, lo sguardo verso di lei. Allora, si può affermare che lo sguardo etimologicamente il sostantivo proviene da sguardare, cioè guardare con intensità, prendere in considerazione. Verso la donna questo sguardo è senz'altro cambiato in questi anni. Quindi la donna è vista, è considerata come essere umano, le sono riconosciute le sue capacità, le sue grandi abilità, il suo grande empowerment e che oltretutto spesso va anche oltre le aspettative che uno può avere. Però ho aggiunto anche un punto di domanda, tra parentesi, non per essere negativa, ma per essere realista. Cioè questo sguardo è cambiato, ma lo è veramente? Lo è a 360 gradi? Solo ultimamente sono state promulgate leggi che tutelano la donna dal femminicidio, dallo stalking, dalla violenza domestica. In ambito lavorativo invece abbiamo ancora qualche problema sia a livello salariale sia a livello proprio di professionalità, nel senso che a un certo punto la donna si trova costretta a decidere se portare avanti la sua vita professionale o la sua vita familiare, perché insieme non riescono a essere complementari. Tutte queste argomentazioni però non voglio portarle oltre perché ci porterebbero fuori tema e toglierebbero la positività che invece vuole portare questo libro, vuole portare Paola attraverso quello che ha scritto, perché è vero che la sua ha raccontato appunto senza cosmesi la storia che le è stata raccontata, però questa donna che ha con questo vissuto ha voluto dare anche una connotazione positiva finale a questa storia, quindi perché toglierla? Assolutamente no. Purtroppo la violenza verso la donna c'è ancora, si può anche affermare tranquillamente, non certo serenamente, che è anche in aumento. Non si parla necessariamente di violenza fisica, anche se è quella più pesante, quella che impatta di più anche sull'audience delle persone, dei social, sui giornali, eccetera, ma anche di, soprattutto se ci sono dei bambini, ma anche di una violenza psicologica, di annullamento, come diceva appunto Valentina, annullamento della volontà, una manipolazione mentale, un'intimidazione ricattatoria, e questo appunto soprattutto se ci sono dei figli, nel senso che quando c'è il bambino la donna si sente ancora più impotente perché non riesce a proteggere questo bambino e nello stesso tempo non riesce a svolgere il suo ruolo di madre. Quindi nelle nostre comunità si cerca di creare questa ricostruzione, appunto ritorno al termine, il suffisso ricostruzione, di questa situazione in cui si trova la donna che si sente appunto svilita, privata di tutto il suo essere personale. E addirittura va ricostruita a livello genitoriale, perché nella situazione che ha vissuto a livello chiamiamolo familiare, comunque dove viveva con i bambini, più delle volte i bambini la vedono come una madre che non è riuscita a difenderli, che non è riuscita ad essere madre, anche anzi in un essere umano incapace di difendersi. Quindi va ricostruito anche proprio questo ruolo di madre e di figlio. Quindi termino risottoponendo il titolo del mio intervento proprio con questa riflessione, che lo sguardo verso la donna oggi è senz'altro cambiato e di questo possiamo essere solo contenti, anche se forse dovrebbe essere scontato, ma non lo è. Sta a noi far capire che quanto valiamo, quanto siamo preziose, ma senza
ambizioni, senza sentirci superiori a nessuno, che abbiamo delle capacità e senz'altro chi può, perché non tutti siamo in grado, metterci a servizio di queste donne al fine di aiutarle proprio a ritrovarsi, perché la cosa fondamentale è ritrovarsi e far capire che appunto siamo esseri umani normali, capaci di autogestirsi, autogestire, di assumere anche livelli di capacità professionali anche piuttosto alti, e di oltretutto, se prendiamo l'esempio della vita quotidiana di una donna, pensiamo a quante cose fa. Tante volte la donna è definita multitasking perché riesce contemporaneamente a fare moltissime cose. Ecco, niente, termino il mio intervento in questo modo, appunto ringraziando Paola che ha testimoniato appunto questa vicenda, in modo dando appunto questa connotazione positiva, perché è giusto parlare di fatti che succedono sistematicamente ogni giorno, quotidianamente, ma è anche cercare di trovare qualcosa di buono, qualcosa di positivo, anche solamente come Telefono Donna, come noi, come altre associazioni che si occupano di aiutare queste donne. Ecco, questa è una connotazione senz'altro positiva: la donna che aiuta la donna. Poi ci sono anche gli uomini che aiutano le donne, ma non nelle faccende domestiche, anche proprio impegnandosi sul campo a difenderle. Parlo della polizia, della questura, dei medici, di tutte quelle figure professionali che si adoperano per psicologi piuttosto che pur essendo uomini si adoperano per appunto aiutare la donna a essere un essere umano di serie A sotto tutti gli aspetti. Grazie. Grazie Daniela, e un po' come dicevo che avevo raccolto proprio come parola chiave di Valentina, appunto queste, una parola chiave che riassumeva tante altre parole, comunque tutte con il prefisso ri, dalla tua relazione colgo dentro sempre tante parole preziose, la parola sguardo e ricostruire. Mi è piaciuto molto quello che tu hai detto alla fine rispetto all'aiuto, la donna che aiuta la donna, quindi, ma anche l'uomo che aiuta la donna, e quindi la possibilità di ricostruire, di rimodellare la propria vita e di trasformare il copione. E a conclusione quindi riprendo un estratto del libro che in realtà è una ripresa sempre della parola di Dio, che mi è piaciuta molto e quindi l'ho inserita, tratto da Isaia 55:13: invece dei rovi crescerà il ginepro, invece della pungente ortica crescerà il mirto. Ecco la parola invece che cambia la narrazione. Tra l'altro, e ringrazio Lucia Borgesi per il disegno di copertina che rappresenta appunto il mirto. Il mirto, dal greco mirtos, essenza profumata, con i suoi fiori bianchi è simbolo di amore fecondo. E leggendo il diario di questa giovane donna e provando quindi a trascriverlo in queste pagine, ho sentito invece della tristezza la gioia, invece del buio la luce, invece della pungente ortica il mirto con il suo profumo d'amore. E questo è l'augurio che io faccio ad ognuno di voi, a chi vorrà leggere il mio libro. Ringrazio nuovamente Valentina Broggi, grazie. Daniela Matarazzo e ognuno di voi, e soprattutto la libreria Paoline che ci ha accolto, ci ha dato questa possibilità, e Paolo Carboni, il nostro prezioso regista. Grazie a tutti.